Siamo collegati via Skype, con il dottor Alfredo Alessandra, direttore dell'Istituto di Incremento Ippico. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno e grazie per la disponibilità ovviamente. Il motivo per cui la chiamiamo lo vediamo abbastanza chiaramente alle sue spalle in quel manifesto. Ci prepariamo un doppio weekend importante per il cavallo e soprattutto per il cavallo nel mezzogiorno d'Italia. Infatti prenderà il via questo weekend la fiera mediterranea del cavallo, con un doppio appuntamento questo fine settimana nella splendida cornice della tenuta di Ambelia, mentre il prossimo weekend all'ippodromo della Favorita di Palermo. E allora, che cosa ci aspettiamo? A parte una bella festa, no? Perché finalmente terminate le restrizioni Covid, anche gli appassionati potranno vivere da vicino questi appuntamenti. Sì, intanto buongiorno. Oggi inizia il primo weekend la Fiera Mediterranea del Cavallo. Da venerdì a domenica ospitiamo una serie di spettacoli, di manifestazioni sportive e anche appuntamenti culturali. E ogni anno, siamo già alla quarta edizione, l'Istituto di Incremento Ippico, in collaborazione con alcuni dipartimenti tecnici della Regione Siciliana, organizza questa importante manifestazione. Abbiamo in un'area di circa 10 ettari organizzato diverse zone tematiche, l'area della biodiversità dove i bambini possono ammirare le razze a rischio di estinzione, oltre cavalli e asini abbiamo anche bovini, ovini, caprini, razze di cani e volatili. Abbiamo un'area dedicata proprio ai bambini, una ludoteca dove i bambini possono giocare a contatto anche con gli asini. Abbiamo organizzato anche un'area che abbiamo chiamato Battesimo della Sella, dove i bambini possono provare l'emozione di andare a cavallo su un pony. Poi abbiamo le gare, gli spettacoli nei due campi gara che abbiamo realizzato in questi ultimi anni qui al Centro Equestre Mediterraneo di Tenuta Ambelia, ed infine abbiamo una sala convegni dove domani si svolgerà un importante convegno su una tematica molto molto sentita, quella della salvaguardia e tutela della biodiversità equina. Questa manifestazione verrà replicata a Palermo il prossimo weekend, le date sono 28 e 29 maggio. Eh sì, un appuntamento, diciamo, possiamo dire di grande spessore, no? A farla da padrone saranno ovviamente i padroni di casa, quindi le tante varietà dei cavalli siciliani, dal puro sangue orientale, il cavallo da sella siciliano, il cavallo sanfratellano, addirittura l'asino, sia quello ragusano che quello pantesco. Esatto. Insomma, poi si arriverà al cavallo di pura razza spagnola, al puro sangue arabo, insomma tante tipologie di cavalli e soprattutto tante tipologie anche di competizioni sportive, perché si passerà dal salto ostacoli all'endurance, alle gare western, i pony games, anche le carrozze sportive, insomma ce n'è per tutti i gusti, potremmo dire. Sì, esatto, ce n'è per tutti i gusti, i cavalli, tante razze importanti, alcune a rischio di estinzione, sono rappresentate in fiera ampiamente. Naturalmente facciamo padrone noi dell'istituto, nel senso che abbiamo una corposa rappresentanza di puro sangue orientali, dei cavalli sanfratellani, abbiamo da un paio di anni anche un nucleo di asini panteschi che condividiamo con il Dipartimento Rurale, e poi abbiamo l'asino ragusano, quest'anno c'è anche un esemplare di asino grigio siciliano che con un accordo di collaborazione sia con l'Università di Messina che di Catania stiamo cercando di recuperare per una sua valorizzazione.
Ovviamente dietro a tutto questo c'è anche l'impegno, lo sforzo della regione siciliana, no? Della regione Sicilia, che con il suo assessore al turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina, ha sottolineato, no? L'impegno della regione nel rilanciare questa fiera. Sì, esatto. L'impegno della regione in questi ultimi 3-4 anni è stato veramente straordinario. Da un'azienda un po' trascurata, diciamo, si è creato questo centro ippico mediterraneo veramente straordinario. Abbiamo sviluppato un'area importante per una attività importanti e ne beneficeranno sicuramente tutti, non solo gli animali ma anche tutto l'indotto limitrofo alla tenuta Ambelia. Esatto, è una tenuta Ambelia che io non ho mai visitato, ma a leggere un po' quello che si viene descritta come veramente un posto quasi da fiaba, eh? Una tenuta cinquecentesca che è gestita proprio dall'Istituto di Incremento Ippico diretto da lei. Ci parli un po' di questa tenuta nello specifico? Sì, l'azienda, la tenuta Ambelia è intanto un'azienda demaniale di proprietà della regione siciliana che viene gestita dall'Istituto di Incremento Ippico da diversi anni. Coltiviamo principalmente ulivi e seminativo, dove seminiamo appunto il pascolo per gli animali. Alleviamo le quattro razze a limitata diffusione o rischio di estinzione, quali il puro sangue orientale, il San Fratellano, l'asino ragusano. Mi soffermo soprattutto sull'asino pantesco perché è un animale, è una razza veramente che rischia l'estinzione. I due nuclei principali sono dislocati a San Matteo in provincia di Trapani, diretto dal Dipartimento Rurale, e un nucleo proprio qui ad Ambelia con 12 soggetti è a rischio di estinzione perché contiamo solo in tutta la Sicilia solo 62 soggetti, quindi abbiamo iniziato un lavoro importante in collaborazione col Dipartimento per proprio ripopolare questa razza. Insomma, mentre lei stava parlando scorrevano le immagini veramente spettacolari anche proprio del posto, della tenuta d'Ambelia, insomma, come detto, una cinquecentesca, insomma, quindi lo vediamo. Sì, le immagini stanno riprendendo un antico manufatto che era la sede dei principi di Branciforte, una famiglia nobiliare di Militello che qui trascorreva i mesi estivi, era il turno di caccia dei principi di Branciforte. L'immobile, grazie a un progetto sempre della regione siciliana diretto dalla sovrintendenza di Catania, verrà trasformato in una struttura recettiva proprio per accogliere i partecipanti alle manifestazioni che speriamo siano sempre più numerose. Assolutamente, e questo ce lo auguriamo anche noi, le facciamo un in bocca al lupo ovviamente per questo doppio weekend impegnativo, insomma il Mezzogiorno, il Sud Italia che tante risorse ha da dare a tutti i livelli, protagonista, no? E invitiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo, chi è possibilitato ad intervenire anche fisicamente, perché lo diciamo sempre, il cavallo è una calamita, no? Per tutti, ma soprattutto per i bambini, quindi chi volesse passare un weekend diverso, un pomeriggio diverso, l'appuntamento è doppio, lo ripetiamo, questo fine settimana nella tenuta d'Ambelia nel Catanese e poi il prossimo fine settimana invece all'Ippodromo della Favorita. Grazie ancora, dottor Alessandra. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie ancora, buon lavoro a dottor Alessandra, direttore dell'Istituto di Incremento Ippico.